quell'oro praticamente. Questo sì, sì, questo è tutto oro. Sono placche d'oro. Sì. Questo è un vecchissimo banco, era vecchio quando ero ragazzino io che avevo cominciato a lavorare. Ah, questo banco ha quasi 100 anni. Sì, sì. Prima dicevamo con sua figlia che uno degli elementi più importanti di qualsiasi lavoro, ma probabilmente di questo, è la creatività e anche il divertimento. Il divertimento senz'altro, la creatività bene o male insomma un po' avviene anche, perché è una cosa che devi coltivare. È un po' come lavorare il vetro praticamente. Ah, c'è una similitudine. C'è una similitudine. Mm. Si lavora con le maniche tirate su sempre, perché le braccia non devono toccare, venire a contatto, i vestiti non devono venire a contatto con l'interno del banco, perché la polvere d'oro si può appiccicare. Con la soluzione lì che vedo... Questo è un antiossidante. Ah, è un antiossidante. Per fare in modo di diminuire un po' l'ossido, perché se ossida troppo non riesce a fondere bene. Senta, ma c'è un gioiello della tradizione, tipo che richiedono più spesso di realizzare? Mi ero già rassegnato che il lavoro era quello e invece poi con la fantasia siamo riusciti a buttare fuori oggetti nostri, nuovi, che hanno un loro calore, una loro... siamo riusciti anche a imporre il nostro gusto e a crearci una... una nostra clientela. Pezzo di legno è il centro del banco. Infatti mi stavo chiedendo se è un pezzo di legno che è lì anche lui da 100 anni come il tavolo. No, purtroppo viene... magari. Questo una volta in un anno e mezzo lo devo cambiare, e quando lo cambi è sempre un dramma, perché devi partire da un pezzo di legno lungo, dritto, grezzo, e te pian piano, per cui tutta ogni cosa, ogni angolo, ogni punto ha un suo motivo di essere così. L'inclinazione riflette il mio modo di limare. Ha un nome particolare. Stocco. Lo stocco. Il lavoro diventa qualità se tu sei capace di non guardare l'orologio, i tempi, tutto, ma guardi il lavoro. Il risultato il poi. Il risultato. È nato un gambiano. Da qui si parte. Olio di gomito, carta vetro, e uno comincia a togliere gli strisci, diciamo, gli strisci della lima, e va ad affinare il lavoro. Questa poi, questa è manovalanza importante. Poi da qui si passa alla lucidatrice, che lo fa brillare ancora di più poi. Che lo fa, no, brillare in modo assoluto, giusto per rendere l'idea della lucentezza che puoi raggiungere, che è ancora parziale. Dopo, naturalmente. Sì, non è perfetta. Sì, giusto per... Bellissimo. No, no, ma è bellissimo. Comunque da questa chiacchierata noi abbiamo scoperto che un piccolo segreto è quello di ispirarsi e però innovare. Guarda, sempre. Quello che c'è è la base, gli artisti che hanno lavorato prima di te, quei bravi e anche quei meno, ma comunque tutti hanno segnato delle strade che tu puoi attingere a piene mani, che non rubi niente, perché questo è non solo legittimo, è consigliato, perché è da lì tu fai un altro passo in un'altra direzione, parti, eccetera. Cioè è l'arte che continua a ripetere, a rivivere, che si evolve da una forma come può essere quella pittorica all'arte ora, ma come no, e poi che poi ispirandoti ai pittori allarghi lo spettro dell'arte, cioè ci aggiungi qualcosa di tuo. Sono presi da quelli di Modigliani, sono sì ecco, per dare un'idea. È riconoscibile, e la tecnica è una tecnica egiziana. Questo nero è oro, quel nero è nielo, si chiama.